Parliamo di sci, due austriaci sono finiti sul podio del gigante di Coppa Europa Passofurcia, piazza d'onore per l'altoatesino Florian Isaac che era primo al termine della prima manche. Parla ancora austriaco, ma con un pizzico di sudtirolese, la quarta prova di Coppa Europa di sci alpino che ha visto il Circo Bianco continentale fare tappa sulle nevi di Passofurcia nel comprensorio sciistico di Plan de Coronis per la disputa dello slalom gigante. Ad aggiudicarselo è stato il ventenne d'Oltre Brennero Björn Sieber, grazie a una seconda manche da urlo che lo ha visto rimontare quasi 3 secondi, un'enormità su una prova che durava meno di un minuto, al 25enne Florian Isaac della Valdega, primo al Giro di Boa, che alla fine però ha dovuto accontentarsi della piazza d'onore, precedendo un altro austriaco, Christoph Nössing. Sì, è una pista che mi porta sempre fortuna. Ho già vinto una volta qua 2 o 3 anni fa. E il posto è sempre molto bello, è organizzato molto bene la gara e sempre un piacere tornare qua. Sì, la pista non è così tecnica come quella giù a valle, quella all'Erta. Che è molto, cioè, quella veramente tosta è una delle più belle che ce n'è. Però anche qua bisogna essere attenti, ci sono dei cambi di pendenza abbastanza secchi e bisogna gestire bene la gara. Perfetta come sempre l'organizzazione della manifestazione curata dall'Alplan Events, che inizialmente aveva optato per una sola gara, appunto il gigante, eliminando lo slalom. Poi la FIS ha chiesto la disponibilità di recuperare la gara annullata per mancanza di neve a Lenzerheide in Svizzera e San Vigilio di Marebbe ha risposto presente, inserendo la seconda gara per domani, sabato 12 dicembre. Sì, San Vigilio di Marebbe è diventata famosa, era famosa una volta già anche come posto bellissimo, che poi col turismo era un po' poco. Incrementando poi anche con tutti gli impianti e parco naturale siamo arrivati a un livello molto alto ed è una cosa meravigliosa. In questo che fa anche comprende tutto quanto l'insieme con manifestazioni per attirare il più gente possibile anche nel periodo di crisi. Tornando al gigante di Passofurcia, gli appassionati hanno potuto ammirare molti giovani talenti di livello continentale e anche qualche promessa locale come il bolzanino Riccardo Tonetti. Ma per me è una stagione del rientro da un infortunio, quindi a prendere un po' con calma, però adesso la forma sta venendo pian piano e quindi speriamo di crescere durante la stagione, insomma. Tra gli altri altoatesini in pista, da segnalare il 9° posto di Wolfgang Hell, l'11° di Kurt Pietschiller e il 23° di Hagen Patscheider. L'anno scorso, sulla pista di casa, si era imposto Alex Ploner, adesso impegnato in Coppa del Mondo.